Siamo alla stazione Pselsmi, dove le persone rimaste qui che non sono ancora riuscite a spostarsi si apprestano a passare la notte qua. Come vedete, volontari, giovani volontari, distribuiscono coperte per la notte. Oggi è stata una giornata abbastanza caotica, un po' ovunque, però come vedete non c'è tantissima gente rispetto ai giorni scorsi. La stazione è abbastanza confortevole, non fa freddissimo per fortuna. Però chiaramente non è il posto ideale dove passare la notte, soprattutto così sovraffollata. Tra l'altro è una stazione molto bella. Ecco un altro gruppo di persone che si appresta a dormire qui. Nei giorni scorsi ci sono stati dei problemi di ordine pubblico all'esterno della stazione con delle squadre, diciamo, di cittadini privati, se possiamo definirli così, che hanno pensato di farsi giustizia da soli nei confronti di immigrati non ucraini, colpevoli secondo loro di aver portato violenza o pericoli per le donne polacche e ucraine. Però oggi non sembra che ci siano particolari problemi. Vedete che i volontari distribuiscono pupazzi per i bambini per cercare di far ripassare la notte in una maniera un po' più confortevole. La stazione comunque rimane un ricettacolo di storie, basta rimanere qui una giornata che si viene a contatto proprio con tante persone, i loro vissuti, le loro speranze, ansie. E comunque per questa sera, per quest'oggi, non ci sono più treni che partono da questa stazione, quindi chi è qua rimarrà bloccato qua fino a domani mattina, fino alla partenza del primo treno. C'è sempre molta confusione rispetto all'effettivo passaggio di treni provenienti dall'Ucraina. C'è chi dice che non vengono dati gli orari giusti per impedire a eventuali sabotatori russi di sapere appunto quando determinati treni passano. C'è chi dice che invece è il governo polacco che tende a non dire esattamente quando e come passano i treni per diciamo non creare assembramenti. E questo sicuramente non fa altro che creare confusione e ansie di varia natura. Comunque oggi ripeto, nonostante la confusione che c'è, non c'è così tanta gente come nei giorni scorsi, come nelle serate scorse. Solitamente anche all'esterno, nei giorni scorsi era pieno di persone, quest'oggi un po' meno, per fortuna forse. La distribuzione di pasti per le persone che continuano comunque ininterrottamente ad arrivare. Qui si possono vedere gli uffici dei volontari,
vengono stoccati gli aiuti. Qua in particolare vedete distribuzione dei pasti. Tutta la stazione praticamente è stata ormai adibita ad accoglienza. Determinati spazi sono controllati dalla polizia antisommossa proprio in virtù di quei famosi attacchi di cui parlavo prima. In effetti qua c'è parecchia discriminazione rispetto a rifugiati che non siano ucraini, ma questo da sempre. Quindi non solamente le già citate bande di cittadini privati, ma anche le stesse forze dell'ordine si sono rese più volte responsabili di atteggiamenti abbastanza discutibili, per usare un eufemismo. Però di questo secondo me sarebbe il caso di parlare in maniera più approfondita più avanti. Per ora è tutto, oggi è stata una giornata davvero molto debilitante, ma nulla in confronto a chi sta scappando da una guerra che sta raggiungendo livelli di violenza e di distruzione davvero allarmanti. Per ora è tutto allora. Buona serata e a presto.